binomio cultura e commercio è sempre stato vincente, forse questa è la prova più eclatante. Ne parliamo con Pietro Trivi, assessore al commercio. Sì, abbiamo sempre seguito come distretto urbano del commercio questo obiettivo, quello di combinare il commercio con la cultura, non tenere separati i due settori, soprattutto all'interno del distretto che ha questa missione, appunto, quello di valorizzare attraverso eventi culturali, commerciali, sportivi, il centro storico di Pavia. L'abbiamo fatto e in questa occasione lo facciamo grazie al contributo di un artista pavese, Stefano Bressani, conosciuto, che ha ripreso uno dei monumenti storici caratteristici della nostra città, rivestendolo con una tecnica che ormai è conosciuta in Italia e anche fuori dai confini italiani, rivestendolo di stoffa. Noi siamo contenti finalmente di fare un evento di questo tipo uscendo dalle stanze, dai palazzi, dal municipio dove di solito facciamo questi incontri, dove facciamo queste presentazioni, per utilizzare per la prima volta un negozio, un'attività commerciale del centro storico, e continueremo così anche nelle prossime occasioni. Siamo con Stefano Bressani per parlare del progetto, da come è nato, come si è sviluppato. Allora sì, Pavia Città d'Artista vuole vestire un monumento di Pavia, nasce proprio con questo intento di andare a valorizzare un qualcosa che rappresenta un punto di passaggio, proprio perché siamo stati appoggiati e rappresentati da DUC, quindi il distretto urbano del commercio che unisce queste due zone che appunto hanno questo filo conduttore che è il ponte coperto di Pavia, borgo e centro storico, che abbiamo poi individuato essere la direttrice principale dei negozi più storici e rappresentativi della nostra città. Ne abbiamo scelti 16 perché 16 erano e sono gli studenti di questa quinta classe di maturandi del liceo artistico Volta, e li abbiamo coinvolti nell'andare a fare la prima fase del mio lavoro, che è quella della scomposizione dell'immagine. Quindi durante questo laboratorio artistico è stato chiesto loro di scomporre questa fotografia eseguita da Claudia Tarantani, che è uno degli sponsor partner tecnici dell'iniziativa. Tra l'altro siamo stati insieme lo scorso autunno in barca proprio per scegliere, su mia indicazione, un taglio di foto che poi venisse interpretato da me per la realizzazione del taglio della prima opera che rappresenta tutto il progetto. Io ho scelto Jaroslav, che è appunto il ragazzo che, se possiamo così dire, ha vinto questa nuova mia interpretazione sul suo disegno, perché ho ritenuto ancora più geniale rispetto alle altre visioni una scomposizione che ricorda un po' lo stile Andy Warholiano, se vogliamo un po' chiamarla così, in chiave un po' comica, però mi piaceva molto anche il contatto e l'andare a ripescare il senso di quei giochini degli anni 80 dove c'erano le tessere numerate da sistemare, no? E quindi ho scelto lui proprio perché è diverso da tutti. La serata del 14 maggio, che vedrà la serata di gala con la ripresentazione di tutti i lavori, l'estrazione dei biglietti della lotteria a fondo benefico che andrà a favore di EMPA per questa realizzazione di questa sala operatoria, che sarà un punto importante per tutta la provincia, vedrà non solo ospite la mia opera reale, dalla quale partono le stampe con i sarti in stoffa che vedete nei negozi insieme ai esposti lavori dei ragazzi, ma vedrà anche la realizzazione di una mia nuova opera che si chiamerà, intitolata Insieme per il Ponte, dove io con la mia tecnica realizzerò una nuova scultura vestita sulla base dei colori della scomposizione di Jaroslav. Quindi penso che il messaggio, che sia quello che io volevo appunto portare con questo laboratorio, che era appunto quello di andare a dire a loro credete nelle vostre potenzialità e riuscirete a trasformare la vostra passione e quello per cui state studiando nel vostro lavoro, quindi nel vostro futuro, dando comunque un collegamento ancora una volta con il commercio, perché di quello stiamo parlando e di quello abbiamo voluto intervenire per andare ad arredare la città. Quindi penso che sia la fortuna non solo per lui che ha vinto l'iniziativa, ma anche per tutti i suoi compagni, tra l'altro molto bravi, andare a vedere la realizzazione, quindi chiudersi il cerchio a 360 gradi in un qualcosa che, come al solito, non parte e finisce nel nulla, ma parte e finisce nella realizzazione di quello per cui lui ha lavorato durante il laboratorio. Penso che questo sia assolutamente prezioso.
Siamo infatti con il vincitore Gamolko Jaroslav, giusto? Cosa ne pensi di questa esperienza e magari che significato ha per un eventuale risvolto futuro? Allora, ovviamente è stata un'esperienza che ci ha coinvolti tutti e che ha dimostrato quanto possono valere le nostre capacità a livello anche, come possiamo dire, a livello sociale. Cioè non solo nell'ambito della scuola, ma confrontandoci con la realtà circostante. Infatti, grazie all'autore Bressagni, abbiamo realizzato questo lavoro che ci ha permesso infatti di metterci in evidenza.